tantissimo pubblico oggi sulle tribune, non potrebbe essere altrimenti vista l'importanza della gara. Siamo a San Siro, nella Scala del Calcio. Siamo a Milano, San Siro, giornata meravigliosa, condizioni ideali per una grande partita di calcio. Un saluto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava, pronti a raccontarvi in diretta l'emozione di questa sfida. Per i palati calcistici davvero più raffinati, il menù di oggi propone un match straordinario di Serie A. In campo le formazioni di Milan e Udinese. Tre punti in palio per questa sfida che promette di non annoiarci. Entrambi gli allenatori si affidano alla loro formazione migliore per andare a caccia della vittoria. Darebbe morale, fiducia a tutto il gruppo. Ecco l'11 titolare del Milan. 4-4-2 per loro oggi, evidentemente l'allenatore non vuole scoprirsi troppo, non vuole pressare il fianco alle ripartenze avversarie. Credo sia il modulo che dà più garanzie sia in fase di copertura sia quando c'è da attaccare. Chiaramente poi le cose possono cambiare in base all'andamento del match. Questo è l'11 con il quale comincia il match l'Udinese. È un classico 3-5-2 per loro, senza grandi rivoluzioni. Schierano un centrocampo particolarmente folto, almeno sulla carta, anche se in realtà i due esterni sono più difensori di spinta, adattati a giocare in mediana che centrocampisti puri. Si parte col Milan che può battere il calcio d'inizio. Check Bonaventura. Zlatan Ibrahimovic. Che sì. Buona triangolazione. Da lì può andare col cross. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Attenzione al tiro! Ribatte il difensore. Sceglie il tocco corto. Posizione ideale. De Paul. Occhio alla ripartenza. Possono sfruttare la ripartenza. Ha sbagliato la misura del passaggio e ha regalato la rimessa con le mani. Che sì. Calabria. Sané. I padroni di casa possono contare sul miglior attacco del torneo. Fin qui hanno dato spettacolo là davanti. Vedremo se anche oggi sapranno regalarci dei gol. Ha lasciato partire una botta impressionante dalla distanza, terminata fuori di un soffio. Sarebbe stato un gol spettacolare. Fortunato qui il portiere, sembrava già battuto. De Paul. Wallace può ricevere una posizione interessante. Oh, Kaka! Conclusione da cancellare. Calabria.
che sì. Sané. Ibra. Lasciano stabilmente il pallino del gioco agli avversari. L'idea eventualmente è quella del contropiede. Sané. Sané. Gol che era nell'aria e puntualmente è arrivato. La squadra si è chiusa troppo, concedendo spazio agli avversari che ne hanno approfittato. Imparabile la sua conclusione, è scoccata con potenza dall'interno dell'area di rigore ed è entrata a fil di palo sulla sinistra. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Il tecnico è sicuramente contento per il gol, era importante passare in vantaggio. Il Milan che conduce dunque dopo il gol. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. La spinta rossonera lungo la fascia. Occhio, posizione interessante. Vediamo se riesce a passare il difensore. Tiro il respinto. Okaka. È in buona posizione. Sceglie di allungarla sulla traversa, sarà corner. Cerca il pareggio, vedremo come sfrutteranno questo corner. La mette in mezzo, calcio d'angolo troppo sul portiere, facile qui l'intervento. Che sì, c'è il pressing sul portatore di palla. Palla girata sulla corsia. Vediamo cosa inventa ora. Spazio per il traversone. Cross respinto qui. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Hanno metri a disposizione. Si aprono spazi, attenzione. Si riprenderà con un fallo laterale. Wallace. Posizione ideale. Può colpire da lì. Non sbaglia qui Donnarumma. Che sì. Sané. Ibra. Muove molto bene il pallone qui il Milan. Efficace il possesso rossonero. Sono a caccia del doppio vantaggio, proveranno a sfruttare questo corner. Optano per il tocco corto. Sané. Attenzione perché è pericoloso. Colpito il pallone dal difensore. Kier. È sempre lui che ferma un altro pallone insidioso. Azione interessante questa, attenzione. La difesa spazza via il pallone. Sané. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi, 1-0 alla fine della prima frazione. Risultato giusto alla fine dei primi 45 minuti, con una squadra nettamente superiore all'altra, sia dal punto di vista del gioco che delle conclusioni. Comincia ora la seconda frazione di gioco. C'è il tocco sulla fascia.
Palla che resta in zona pericolosa. Che sì. Ibra. Rebic. Che sì. Riconquista palla con un contrasto ruvido ma regolare. Cerca la porta. Il portiere ci arriva. Scambia corto sul compagno. Laxalt. Possibilità di contropiede, attenzione. Il loro prossimo impegno di campionato sarà in casa e potrete ovviamente seguirlo in diretta, come sempre, su EA Sports. Bravo il difensore che ferma tutto. EA Sports vi offre la prossima gara in trasferta di questa formazione impegnata nel campionato di A. Conclusione intercettata. Wallace. È arrivata l'ufficialità. Dries Mertens ha perfezionato il suo passaggio al Borussia Dortmund dal Napoli. È sicuramente un buon giocatore che credo avrà un grosso impatto su questa squadra. Prova la conclusione. Portiere che interviene senza problemi. Fallo laterale. Buona la sua prestazione, ci si aspettava molto da lui, non ha tradito certamente le attese. Rafael Leão. Ha perso il pallone. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Jack Bonaventura. Muove molto bene il pallone qui il Milan. Efficace il possesso rossonero. Palla consegnata agli avversari. Nestorovski. Occhio al suo movimento. Esce e recupera il pallone. Sarà fallo laterale. Andiamo a bordo campo da Matteo Barzaghi per sapere quanto manca al termine del match. 15 minuti ancora da vivere tutti di un fiato prima del 90esimo. Bene Matteo, grazie. Attenzione a Bonaventura. Che sì. Jack Bonaventura. Si affidano alla circolazione di palla, tiki taka per creare gli spazi. Facile qui la parata del portiere sulla conclusione da fuori. Hanno perso palla. Intercetta una palla davvero molto pericolosa. Aumenta ancora l'intensità della spinta dei tifosi di casa che vogliono trovare subito il gol. Lo stadio è una vera bolgia, il pubblico si sta dimostrando il 12° uomo in campo. Ha spazio davanti a sé. Laxalt. Rebic. Gran tiro. Ci sono ancora 2 minuti da giocare. Hernandez. Romagnoli. Kier. Ci saranno 2 minuti di recupero. Hernandez. Jack Bonaventura. Il merito è di tutta la squadra, si muovono bene senza palla e sanno farla girare. Decisamente, Pier. Stanno dettando il ritmo della partita. Game over, finisce la gara.
portano dunque a casa un'altra vittoria importante. Vittoria schiacciante per lui, ci stanno andando molto forte.